Continua l'assedio a Khan Yunis, l'esercito israeliano nel sud della striscia. Gaza martellata dai combattimenti, circondata la casa di Sinwar. La guerra è sempre una sconfitta, nessuno guadagna, tutti perdono, così il Papa all'udienza generale. La catechesi, letta da un collaboratore, sto bene, ha spiegato, ma se parlo troppo mi affatico. Salario minimo, la Camera approva la delega al governo, protestano le opposizioni, l'Italia lascia dopo 4 anni la via della seta. Covid, contagi quasi raddoppiati, ricoveri in terapia intensiva aumentati del 70%, è la fotografia della Fondazione Gimbe, necessario fare più vaccini specialmente per i fragili. Cinema, il 3 volte premio Oscar, Oliver Stone è a Roma per il docufilm Nuclear Now che, contro il surriscaldamento globale, lancia la provocazione del ritorno al nucleare e si apre il dibattito. Buonasera a tutti voi, bentrovati dalla redazione giornalistica del TG2000. Lo avete sentito, l'esercito israeliano nel sud della striscia continua l'assedio a Khan Yunis. Andiamo subito per tutti i nuovi aggiornamenti dalla corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Alessandra, buonasera. Buonasera, sì, continua questa offensiva con un'altissima intensità di combattimenti all'interno della striscia di Gaza, appunto dove la crisi umanitaria è sempre più grave, ma Hamas è comunque ancora in grado di tirare razzi contro Israele. Infatti uno è caduto, quindi non intercettato, da Iron Dome a Beersheba, che è una città a sud, colpendo però solo un parcheggio. Ma si scalda anche la situazione sul fronte nord, dove un soldato israeliano è stato ucciso appunto dai razzi di Hezbollah e dove gli evacuati sono centinaia di migliaia di israeliani, non vogliono tornare, tant'è che il ministro della difesa Gallant ha detto appunto che sono pronta a spingere Hezbollah più a nord del fiume Litani. Questo sarebbe il piano, cioè allargare il cuscinetto di sicurezza dove sappiamo che sono adesso le nostre forze dell'UNIFIL. Ma la situazione, anche ci sono nuove sanzioni, devo dire molto timide, da parte degli Stati Uniti e Unione Europea contro anche la violenza dei coloni nei territori palestinesi, ma proprio di oggi è confermata la notizia che in ogni caso il governo israeliano ha dato il via libera per altre 1738 case a Gerusalemme Est, case chiaramente di coloni israeliani. Ma oggi siamo andati proprio a Gerusalemme, in un centro dove appunto si continua a tessere questo fragilissimo proprio filo del dialogo tra israeliani e palestinesi. Allora vediamo il servizio che abbiamo preparato. It's just devastating. La situazione è devastante ad ogni livello perché la paura di entrambe le parti è cresciuta esponenzialmente. Ho riunito il mio staff e ho detto: tutto quello che abbiamo fatto finora è irrilevante, ora dobbiamo lavorare per affrontare questa emergenza. Sara Bernstein non molla, ma sa bene che dopo il 7 ottobre è difficilissima la sfida per chi crede ancora in un dialogo tra israeliani e palestinesi. Da 10 anni dirige il Rossin Center a Gerusalemme, in cui ebrei, cristiani e musulmani lavorano fianco a fianco per costruire una società condivisa e rispettosa di diritti di tutti, nelle scuole, nelle città miste, nel dialogo interreligioso. In questo momento dobbiamo fare attività separate tra ebrei e palestinesi. Abbiamo dovuto creare spazi in cui ciascuno possa elaborare il suo dolore. Stiamo dando molto supporto agli insegnanti, sia arabi che ebrei, che lavorano in scuole miste, così che non aumentino la paura e l'odio reciproco, perché dopo un trauma del genere è davvero difficile avere un minimo di empatia col dolore dell'altro, percepito solo come un nemico. John, 29 anni, arabo cristiano, è uno dei collaboratori più giovani del centro. Tanti ragazzi non vedono una possibilità di un futuro, c'è molta sfiducia nelle rispettive leadership e nei mass media. Ci chiediamo se i ponti costruiti fino ad ora siano abbastanza forti. Ci sono tanti fatti molto preoccupanti, la quantità di civili armati a cui viene concesso il porto d'armi, la violazione della libertà di espressione, con arabi israeliani arrestati perché hanno espresso solidarietà ai civili innocenti di Gaza, sono stati licenziati per post scritti anni fa a favore della causa palestinese. Tanti tacciono perché sono terrorizzati. C'è però anche una rete di organizzazioni di cui facciamo parte che, in coordinamento con le autorità educative competenti, ministeriali e municipali, intervengono per calmare le acque prima che esplodano i conflitti. Io mi aggrappo alla speranza che questa catastrofe possa aprire nuove strade alternative nella società israeliana e in quella palestinese.
Anche in quanto cristiano rimango convinto che la mia missione sia quella di facilitare una riconciliazione. Il Venerdì Santo appare sempre buio, ma poi arriva la domenica della Pasqua. E a Gaza infuriano i combattimenti, i bombardamenti israeliani martellano la striscia assediata. Khan Yunis, Massimiliano Cocchi. Con le mani fanno il segno della vittoria, ma la loro è una lotta per la resistenza. Nell'estremo sud della striscia, nel deserto al confine con l'Egitto, spinti dall'offensiva militare israeliana, continuano ad arrivare sfollati. Mai Selim viene da Gaza City e, indicando il confine, dice che nessuno potrà costringerla a passarlo e ad abbandonare la propria terra. Qui abbiamo seppellito i nostri morti, questa è la nostra patria, aggiunge Mahmoud. Che Israele stia cercando di spingere i civili palestinesi fuori dalla striscia lo conferma il consulente per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Sappiamo che si sta cercando di far allontanare i civili innocenti che Hamas sta usando come scudi, ha dichiarato Kirby, ribadendo poi che gli Stati Uniti non sostengono un cessate il fuoco permanente perché rafforzerebbe Hamas e validerebbe gli attacchi del 7 ottobre. Dunque i combattimenti vanno avanti e sono sempre più violenti. A Jabalia un raid aereo ha sterminato l'intera famiglia di un giornalista di Al Jazeera, 21 persone in tutto. Il cratere provocato dall'esplosione è così profondo che è impossibile recuperare i corpi. Le vittime delle ultime 24 ore sono almeno 73. Quest'uomo spiega che la sua famiglia è rimasta miracolosamente illesa nel bombardamento che ha colpito il quartiere di Al-Amal a Khan Yunis. Proprio a Khan Yunis l'esercito israeliano ha circondato la casa di Yahya Sinwar, il capo di Hamas, il ricercato numero uno di Israele. Tra una clinica e una scuola di Gaza City è stato invece trovato un grande arsenale di Hamas, centinaia di lanciagranate, decine di missili, esplosivi, razzi a lunga gittata e molti droni. A causa della mancanza di carburante, oggi anche l'ultimo ospedale ancora in funzione nel nord della striscia, quello di Kamal Adwan, ha dovuto cessare l'attività. La situazione a Gaza è ormai apocalittica, ha dichiarato il commissario ONU per gli affari umanitari Martin Griffiths. La guerra è sempre una sconfitta, così il Papa al termine dell'udienza generale, durante la quale Francesco ha ancora lasciato leggere la catechesi ad un ufficiale della Segreteria di Stato. Rita Salerno. Non dimentichiamo di pregare per quanti soffrono il dramma della guerra, in particolare le popolazioni dell'Ucraina, di Israele e di Palestina. Come nella precedente udienza generale del 29 novembre scorso, il pontefice torna sulla guerra insensata, condannando ancora una volta i fabbricanti di armi. La guerra sempre è una sconfitta. Nessuno guadagna, tutti perdono. Soltanto guadagnano i fabbricatori delle armi. È Monsignor Filippo Ciampanelli, ufficiale della Segreteria di Stato Vaticana, a leggere al posto del Papa la catechesi e i saluti ai fedeli di tutto il mondo per i postumi di una bronchite acuta. Anche oggi, ho chiesto l'aiuto a Monsignor Campanelli per leggere, perché ancora mi fatico. Sto molto meglio, ma mi fatico se parlo troppo. Per questo sarà lui a dire la cosa. Nella meditazione il pontefice ricorda che annunciare il Vangelo è diventato più difficile in quest'epoca poco attenta al trascendente, al punto da far nascere la tentazione di desistere dal servizio pastorale. E Papa Francesco questa mattina ha ricevuto in Vaticano anche Roselyne Hamel, la sorella del sacerdote francese ucciso nel 2016, Giorgia Bresciani. A Papa Francesco, che incontrava per la terza volta in 7 anni, Roselyne Hamel ha regalato un disegno con la colomba e l'ulivo e le parole di una ballata che recitava con il fratello, ucciso da 2 giovani fondamentalisti nel luglio del 2016 nella sua parrocchia di Saint-Étienne-du-Rouvray, nei pressi di Rouen, in Normandia, proprio mentre celebrava la messa. E ha consegnato al pontefice anche una delle ultime omelie del sacerdote, dedicata alla Pasqua. In Italia, per la presentazione della prima edizione internazionale del premio giornalistico Padre Jacques Hamel, nel corso di una conferenza stampa, Roselyne ha ribadito la necessità di percorrere sempre la via dell'incontro. E a chi le chiedeva quale sia il messaggio lasciato da Padre Hamel al mondo in questi tempi così carichi di dolore e sofferenza, ha risposto senza esitazione: mio fratello avrebbe detto, con ogni mezzo, con umiltà e sincerità, cercate il modo di intraprendere un cammino di pace a prescindere dalle difficoltà. E lei stessa cerca di annodare il filo del dialogo. Lo ha fatto anche andando a trovare la madre di uno dei 2 giovani attentatori
rapinatori che hanno ucciso suo fratello. Prima le telefonate di volta in volta sempre più lunghe, poi ha raccontato: sono andata a casa sua, mi ha accolto a braccia aperte e mi ha chiesto perdono. Le ho risposto: sono qui per vedere se possiamo condividere il nostro dolore. Vladimir Putin è arrivato a Riyadh, seconda e ultima tappa della sua missione Lampo, che prima lo aveva portato negli Emirati Arabi Uniti. Putin ha avuto in programma un incontro con il principe ereditario e leader di fatto dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Intanto dagli Stati Uniti arrivano nuove accuse. Secondo quanto anticipato dal portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby, Biden al G7 metterà in guardia sulle intenzioni di Putin, che, sosterrà il presidente USA, non ha volontà di fermarsi all'Ucraina. Combattiamo per sopravvivere all'invasore. Il presidente ucraino Zelensky, nella giornata delle forze armate, rilancia la sfida alla Russia. Vittorio Torre. Gli uomini di Zelensky sono negli Stati Uniti per chiedere aiuti militari anche per il 2024. A Washington ci sono il ministro della difesa ucraino, il presidente del Parlamento di Kiev e Andriy Yernak, braccio destro del presidente. Per ottenere nuovi finanziamenti, l'Ucraina si è detta disponibile a garantire maggiore trasparenza sull'uso dei fondi. Questo è uno dei punti su cui i fedelissimi del presidente ucraino stanno cercando di lavorare per portare a Kiev il risultato. Il primo ostacolo da superare è il Congresso degli Stati Uniti, che deve esprimersi sullo stanziamento di 60 miliardi di euro in favore di Kiev, decisione su cui i repubblicani restano dubbiosi. Oggi il presidente Volodymyr Zelensky ha visitato i bambini feriti nel giorno in cui la Chiesa festeggia San Nicola, ricorrenza molto amata dai bimbi perché si ricevono regali. Il presidente ucraino ha incontrato Marina Ponomariova, la prima bambina ucraina ad aver riportato ferite di guerra. Marina ha perso una gamba durante un attacco missilistico russo nella regione di Kherson. Il 6 dicembre in Ucraina è anche il giorno della festa nazionale delle forze armate. Il capo dello Stato di Kiev ha visitato un ospedale militare per consegnare medaglie e onorificenze. È questa, purtroppo, la triste quotidianità di un paese che ormai ha superato i 650 giorni di guerra. E torniamo in Italia. Aumentano la povertà abitativa, lavorativa e sanitaria. Lo denuncia la comunità di Sant'Egidio, che oggi ha presentato la nuova edizione della guida alimentare per un pasto caldo gratuito per i più bisognosi. Barbara Masulli. Massimiliano ha un tono di voce pacato e uno sguardo buono. Riesce ancora a sorridere nonostante una vita non proprio facile. L'anno scorso è stato licenziato, è rimasto senza soldi, senza casa e non aveva nessuno a cui chiedere aiuto. Dormivo sugli autobus notturni perché avevo paura di stare in mezzo alla strada. La sua fortuna è stata quella di incontrare la comunità di Sant'Egidio, che gli ha dato un posto dove stare. Ho un mio letto, un armadio, un mobiletto, mi posso lavare, c'è la doccia. Abbiamo la lavatrice, no, adesso è cambiata un po' la vita mia. Oggi Massimiliano trascorre le sue giornate ad aiutare gli altri, intanto cerca lavoro. E tramite questo adesso spero di trovare pure una nuova occupazione che mi porti alla pensione, perché mi mancano 6-7 anni e poi posso andare in pensione. Massimiliano fa parte degli oltre 5 milioni e mezzo di italiani che vivono in condizione di povertà assoluta. Parliamo del 10% della popolazione, con un aumento di quasi l'1% rispetto all'anno scorso. Fra questi ci sono 1.300.000 bambini. La crescita degli sfratti è uno dei temi che più preoccupa. Per questo la comunità di Sant'Egidio chiede al governo che parte dei fondi del PNRR per il giubileo siano destinati anche a un'opera sociale, che potrebbe essere quella di un fondo per il sostegno alle locazioni, appunto, di questi cittadini in povertà abitativa. Dall'altra, ai proprietari immobiliari, se si potesse fare un accordo con gli enti locali o col governo stesso per calmierare gli affitti. Anche quest'anno, inoltre, Sant'Egidio ha pubblicato in diverse città italiane, fra cui Roma, una guida per i senza fissa dimora, che indica loro posti dove mangiare, dove dormire, lavarsi, un modo per aiutarli, proprio come ha fatto con Massimiliano. Come lo immagina il suo futuro? Speriamo rosio. L'Italia lascia l'accordo sulla Via della Seta. Giorgia Meloni, in una intervista radiofonica, interviene a tutto campo, critica i sindacati sul reddito minimo e frena sulla riforma del patto di stabilità. Sentiamo Augusto Cantelmi. Vergogna!
Bagarre in aula alla Camera sul salario minimo, con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo per protesta con la maggioranza che ha svuotato la loro proposta di legge, che è diventata una delega con il voto dell'Assemblea. Che accartocciate con una mano la proposta delle opposizioni sul salario minimo e con l'altra date un mal rovescio a 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano. Che voi siete i lama della politica italiana. Perché per oltre 12 anni avete sputato continuamente in faccia non soltanto i lavoratori. Sul salario minimo è intervenuta la Premier Meloni, che ha ribadito il suo no e ha frenato anche sul patto di stabilità. Dall'altra, noi potremmo ritrovarci con istituzioni europee nelle quali l'Italia conta molto di più, che è il mio tema. Presidente del Consiglio, che ha avuto un faccia a faccia con Salvini a Palazzo Chigi, ha incontrato anche la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Sul tavolo il tema delle future alleanze nell'Unione. E sempre in politica estera arriva ufficialmente l'addio dell'Italia alla Via della Seta con la Cina. Non era vantaggiosa per noi quella prospettiva, perché Germania e Francia hanno avuto fatturato superiore al nostro e adesso vediamo come rinforzare il rapporto con la Cina, ma già siamo lavorando. Parliamo ora di clima, perché il 2023 è stato l'anno più caldo della storia. Dai dati del programma europeo Copernicus, la temperatura media globale tra gennaio e novembre è la più alta mai rilevata. L'anno più caldo di sempre è stato accompagnato fino ad ora in Italia da una media di oltre 9 eventi estremi al giorno lungo la penisola, tra grandinate, trombe d'aria, bombe d'acqua, ondate di calore e tempeste di vento, come segnala la Coldiretti. A novembre si rileva una decisa ripresa dei casi di Covid-19 in Italia e la percentuale di positivi è raddoppiata rispetto a fine ottobre. E a Londra audizione dell'ex premier inglese Johnson sulla gestione del Covid. Luciano Fiscaglia. Il Covid riprende a diffondersi e a preoccupare. In 3 settimane i contagi sono quasi raddoppiati, sono aumentati del 70% i ricoveri in terapia intensiva, sono cresciuti i ricoveri in area medica e sono quasi raddoppiati anche i decessi. A rivelarlo è l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, ma i contagi sarebbero largamente sottostimati. Oggi, solo in casi rari, il Covid provoca conseguenze gravi, ma nelle persone anziane e fragili può aggravare lo stato di salute. Ognuno di noi si è vaccinato, si è infettato e vaccinato, e quindi un'immunità ibrida l'ha acquisita. Però queste nuove varianti sfuggono a questa protezione e quindi in qualche modo ci si può sostanzialmente, nella gran parte dei casi, reinfettare. Nonostante le raccomandazioni, i tassi di vaccinazione rimangono però molto bassi anche tra gli ultraottantenni e sono praticamente a zero nelle regioni meridionali. Quindi fondamentale importanza rilanciare l'opportunità della vaccinazione, che è un'opportunità per tutti, ma una forte raccomandazione per i soggetti fragili e per i soggetti a rischio, per le persone più anziane, perché davvero c'è il rischio di decesso. Attraverso Open Day negli studi dei medici di famiglia e nelle farmacie, la cabina di regia del Ministero della Salute punta a rilanciare la campagna vaccinale, cercando di rendere più semplici le prenotazioni e più capillare la distribuzione del vaccino. È stata rinviata al 14 febbraio l'udienza preliminare del processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che riguarda il soccorso prestato dal Mar Ionio dell'ONG Mediterranea in favore dei 27 naufraghi fermi da 38 giorni a bordo della petroliera Maersk Etienne tra l'agosto e il settembre 2020. È terminata la visita a Stato del presidente Sergio Mattarella nella Repubblica di San Marino. Leonardo Possati. Un'amicizia che dura da secoli, solida e proficua. L'amicizia profonda che da sempre ci unisce si fonda quindi sulla storia comune e su un tessuto ricchissimo e quotidiano di rapporti culturali, economici, familiari. Parliamo la stessa lingua e condividiamo la stessa cultura, assieme alla responsabilità
di vivere nella stessa penisola. L'Italia è al fianco di San Marino oggi più che mai anche nel negoziato con l'Unione Europea su un accordo di associazione che le assicuri l'accesso ai benefici di un'integrazione con le regole dell'Unione Europea. Il presidente Mattarella in visita di Stato nella piccola Repubblica che sorge nel cuore dell'Italia ribadisce il legame tra i nostri paesi, uno fondatore dell'Unione e l'altro parte significativa della grande famiglia europea. E proprio all'Europa va il pensiero del capo dello Stato, Europa fondata su indipendenza e libertà, valori che rappresentano le fondamenta del progetto di integrazione europea, oggi, dice Mattarella, ancora più indispensabile. Il presidente guarda poi alle sfide che attendono il vecchio continente, a cominciare dal riaffacciarsi della guerra con la barbara aggressione della Federazione Russa all'Ucraina e poi l'emergenza climatica. Guardiamo con grave preoccupazione all'emergenza climatica, che colpisce con violenza particolare la nostra regione mediterranea. L'inverno scorso San Marino ne ha pagato i danni in prima persona. Insieme, ha sottolineato Mattarella, vanno adottate iniziative urgenti ed efficaci per arrestare e invertire gli effetti della crisi climatica. Una nomina nella Chiesa in Italia. Il Papa ha scelto come arcivescovo di Campobasso Boiano Monsignor Biagio Colaianni, finora vicario generale dell'arcidiocesi di Matera. E alla vigilia della festa di Sant'Ambrogio, patrono di Milano, questa sera il tradizionale discorso alla città dell'arcivescovo della Chiesa Ambrosiana durante i Vespri nella Chiesa di Sant'Ambrogio. Ci colleghiamo subito in diretta con Raffaella Frullone. Buonasera Raffaella. Sì, buonasera, siamo a Milano, siamo nel chiostro della Basilica di Sant'Ambrogio, patrono della diocesi più popolosa d'Europa. In occasione della solennità di domani, l'arcivescovo Monsignor Mario Delpini sta tenendo il tradizionale discorso alla città, quest'anno incentrato sul tema della fiducia. Il coraggio uno se lo può dare, questo è il titolo del discorso che ribalta la massima celebre di Don Abbondio nei Promessi Sposi. Il discorso è rivolto in particolare agli amministratori pubblici e ai politici, è presente il sindaco della città Beppe Sala, c'è il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, ci sono una cinquantina di sindaci, c'è il nuovo prefetto di Milano e ci sono i rettori dei principali atenei. Delpini esorta ad essere seminatori di fiducia in risposta a quelli che chiama seminatori di paura. Ricorda poi che la fiducia richiede un fondamento trascendente, un fondamento irrinunciabile, dice, nel confidare in Dio. Sulla crisi demografica rimarca la necessità di una rivoluzione culturale, sulla sfida educativa esorta al dialogo tra generazioni, sulle migrazioni si appella all'Europa che dice potrebbe avere la fierezza e la genialità di una via più sapiente e lungimirante. Cita anche la guerra esortando al dialogo e alla trattativa e domattina in questa stessa basilica l'arcivescovo celebrerà la messa pontificale naturalmente in occasione del santo patrono in quella che tradizionalmente sarà una giornata di festa per tutta la diocesi ambrosiana. Grazie, da Milano torniamo nella capitale, testimonianza, memoria, cura, in queste parole è stata riassunta infatti la figura di Sami Modiano, 93 anni, che oggi ha ricevuto da Eugenio Guglielmelli, rettore dell'Università Campus Biomedico di Roma, la laurea honoris causa in medicina e chirurgia per meriti umanitari e sociali nel corso della cerimonia di inaugurazione del 31esimo anno accademico dell'Ateneo. Ed ora il cinema. Oliver Stone, il regista tre volte premio Oscar, è in Italia per promuovere il docufilm Nuclear Now, che contiene una tesi sorprendente sul futuro del nostro pianeta. Lo ha incontrato per noi Fabio Falzone. If we do not cut carbon emissions by nearly 100%, the world will suffer serious damage. Da tempo Oliver Stone, 40 anni di successi e tre Oscar sulle spalle, ha scelto di dedicarsi al terreno del docufilm e lo fa con passione e dedizione assoluta, al confine tra la ricerca della verità e l'indagine, come in uno dei suoi film più complessi e controversi, JFK. In Nuclear Now, Stone riflette sul cambiamento climatico in atto nel pianeta, causato, secondo le sue ricerche e le testimonianze raccolte, dall'inquinamento dovuto a carbone e petrolio. La risposta, secondo Stone e secondo gli scienziati che ha consultato, è nell'energia nucleare, ponendo fine alla confusione tra armi nucleari ed energia. Insomma, padroneggiando la scienza per avere a disposizione sempre più energia. Allora, vedendo questo docufilm si capisce che abbiamo bisogno del nucleare e noi non lo abbiamo nel nostro paese.
Mi spiega perché. È la ragione per cui ho realizzato questo docufilm. Ho impiegato 2 anni a metterlo insieme. E se devo dirlo nella maniera più semplice possibile, il riscaldamento globale si fa sempre più pesante e pericoloso. Fa sempre più caldo. E l'inquinamento da carbone e petrolio cresce in maniera esponenziale. E lo vediamo con l'effetto serra. Solo per fare un esempio, l'estate in Italia è impossibile. L'ho verificato da me. E così in Francia e in tutta Europa. La risposta è che l'energia nucleare potrebbe risolvere la questione in tutto il mondo. E in parte lo stava già facendo. Negli Stati Uniti già i presidenti Eisenhower e Kennedy se ne erano resi conto. Il 20% dell'energia veniva dal nucleare, ma poi ci siamo fermati. Taylor Swift diventa la persona dell'anno di Time per il 2023. Lo ha annunciato il magazine americano per una cantante star dei social e capace con i suoi concerti di spostare punti di PIL e che è riuscita a battere candidati alla copertina del calibro di Putin e Xi Jinping. Per Luigi Vito. Più di Vladimir Putin che tiene in scacco mezzo mondo con la guerra in Ucraina o di Xi Jinping che domina da un decennio il gigante cinese. Più di Sam Altman, guru dell'intelligenza artificiale o dei procuratori che hanno messo in stato d'accusa Donald Trump. Per Time la persona dell'anno è Taylor Swift. Scegliere una figura che rappresenta gli 8 miliardi di persone sul pianeta non è un compito facile, dicono dalla rivista. Abbiamo fatto una scelta che rappresenta la gioia, qualcuno che sta portando la luce nel mondo. Che la 33enne cantautrice statunitense sia un'icona popolare a quasi ogni latitudine è cosa nota. Una star che scrive, compone e canta il grosso dei suoi pezzi. La vincitrice di 12 Grammy è diventata anche l'artista più ascoltata in streaming di Spotify a livello globale, con le sue canzoni trasmesse più di 26 miliardi di volte. Gli incassi del suo ultimo tour si aggirano sul miliardo di dollari. Ospitarne una data ha significato un salutare shock per il PIL delle fortunate città. Lei si dice più orgogliosa e felice che mai per questa consacrazione. E se nel 2022 la persona dell'anno per Time era Zelensky, tutto lascia pensare che al di là dell'Atlantico ci sia una gran voglia di scuotersi di dosso la polvere di conflitti troppo lontani. Shake it off, appunto, come canta Taylor Swift. Bentornati nello studio della TG2000. L'Italia è al 34esimo posto su 39 paesi nella classifica della povertà infantile nei paesi ricchi. Più di un bambino su 4 infatti vive in condizioni di povertà relativa legata al reddito. Lo affermano i dati diffusi oggi dall'UNICEF. Ed è tutto, vi lascio al meteo, poi alla diretta della Santa Messa. Il TG2000 tornerà più tardi alle 20.30. Grazie del vostro tempo e buona serata. A dopo.